Di trattative, i ministri dell'Ecofin hanno raggiunto un accordo sul meccanismo di fallimento ordinato delle banche che consente di evitare che a pagare per le banche in difficoltà siano gli stati, spesso rischiando il collasso, come nel caso di Cipro. La corrispondente da Bruxelles è Giuseppina Paterniti. Il ministro Saccomanni lo definisce un buon compromesso nella direzione dell'unione bancaria, un accordo che contribuisce a spezzare quel circolo vizioso tra debiti pubblici e sistema bancario. E il nuovo passo prevede regole comuni, con però molte flessibilità, per tutti i paesi dell'Unione Europea nella gestione del fallimento ordinato delle banche. Perciò, per evitare di fare pagare ai contribuenti il costo dei fallimenti bancari, a mettere mano al portafoglio saranno nell'ordine gli azionisti, poi gli obbligazionisti meno assicurati, via via fino ai correntisti, ma salvando sempre e comunque i conti fino a 100.000 euro. Inoltre, nel caso in cui fosse necessario, una banca potrà chiedere un aiuto statale ma limitato, come pure il ricorso al meccanismo europeo di stabilità che ha sostituito il Fondo Salva Stati è possibile ma solo in precise situazioni. L'accordo non era così scontato, arriva sul tavolo dei capi di Stato e di Governo e suona come un buon auspicio per la riuscita del vertice dedicato interamente al rilancio dell'occupazione giovanile.